Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio proporvi un qualcosa di molto particolare. Avete presente Oni, quel survival horror che come dinamica grafica ricorda un po' un gioco di Pokémon ma nel quale bisogna scappare e fuggire da una casa enorme? E in quella casa vi abita un demone che cercherà di ostacolare in ogni modo la fuga del protagonista. So che molti di voi lo conosceranno. Ma a causa della grafica, questo videogame è molto divertente da giocare ma in genere non fa tanta paura. Ma vi siete mai chiesti che cosa succederebbe se Oni fosse stato sviluppato con la grafica e la dinamica di Amnesia? Beh, non ci resta che scoprirlo. Beh a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio della nuova rubrica del Lasciare Gaming, Giochi nel Buio. Ascoltate ragazzi, prima di iniziare avrei un annuncio importante da farvi. Come potete vedere, come avete potuto vedere anche dal titolo, adesso andrò a trattare un videogame che veramente secondo me è fantastico. Si parla sempre di Amnesia, è una storia personalizzata, tipo quella in cui sono stato trollato, però, a differenza delle altre, questa è veramente una storia seria perché ho visto il trailer, è veramente fantastico. E adesso andrò a spiegarvi, cioè avete visto prima la piccola introduzione che ho fatto, quindi spero che vi piaccia perché secondo me sarà veramente un'esperienza fantastica. Prima di iniziare, ovviamente io non l'ho ancora giocata, Prima di iniziare vorrei soltanto dirvi, so che alcuni di voi aspettavano il continuo di Penumbra e praticamente i commentari l'ho fatto, però secondo me è veramente il risultato, ne ho fatti già due, ho già fatto i due episodi successivi, però secondo me sono risultati veramente noiosi, nel senso che era pieno di enigmi e alla fine sono riuscito a concludere praticamente nulla. Quindi come con me, io mi sono annoiato a giocarci e secondo me voi vi annoierete altrettanto a guardare il video. Quindi io per ora per Penumbra sospenderei un attimo e magari continueremo più avanti. Nel frattempo mi voglio concentrare, se sarà all'altezza questo Cryoni, questa mappa, questa custom story. Io finirei prima il walkthrough di questo e poi penseremo nel caso a continuare Penumbra. Tanto come custom story non può essere proprio lunghissima, comunque vedremo nel caso. Quindi questa custom story chiamata Cryoni, praticamente sarebbe la mappa di Aoni, per chi lo conosce, è stato fatto in giochi di mezzanotte, parliamo di videogiochi da Ellino. È un videogame horror, ma è un videogame molto, molto piccolo e molto leggero. Ed è in 2D, sembra quasi giocare a Pokémon, solo che è horror. E c'è questa. Siete in una magione dove tutta ovviamente oscura, con porte chiuse dove devi trovare le chiavi, e c'è questo mostro Aoni che ti segue per tutta questa casa. E niente, tu devi andare avanti, devi riuscire a uscire da sta casa qui. E ho notato che l'hanno fatto su Amnesia e dicono alcuni che è veramente fantastico perché è stato rifatto in maniera proprio uguale, praticamente. E quindi ragazzi, mi sentivo di provarlo con voi. Adesso questo sono sicuro che non sarà un troll perché è fatto veramente bene, quindi direi di poter andare sul sicuro. Quindi ragazzi, direi di iniziare questo secondo episodio con Aoni e boh, iniziamo, non so cosa mi troverò davanti. Intanto subito di sfondo la casa è quella, sicuro, non la ricordo. Tra l'altro io a Oni l'ho giocato 4-5 giorni fa e l'ho finito, ovviamente non l'ho registrato perché l'hanno già fatto i ragazzi di Parliamo di VG, comunque. Ok. Siamo nella casa, è tutto buio. È chiusa, questa è la. Ah, ma questa è proprio la casa di. Ho capito, non si vede nulla. In teoria adesso si dovrebbe rompere il piatto che laggiù. Ok. No, ma è stata fatta con estrema cura perché è proprio fatto così, visto dall'alto in avanti. Ecco il piatto, lo sapevo. Solo che non ci sono i tuoi amici. Questa è la libreria, se mi ricordo bene. Ma. Ah, hanno fatto direttamente le porte da teletrasporto. Ora di là ci dovrebbe essere il piatto. Eccolo. Frammento di piatto. Uguale, ragazzi, incredibile. Uguale a Oni. Fatto benissimo. Stupendo. Sono curioso di vedere lui a questo punto. Solo che non vedo niente. Avranno messo. Dovevano mettere una torcia, secondo me. Oppure non metterlo così buio. Un
Madonna, mannaia. La mannaia, ragazzi, la mannaia. No, no, è inutile fronteggiare a Oni comunque. Perché anche nel videogame devi solo scappare e sarà quello che farò, sicuro. Se mi ricordo bene posso anche cercare di ricordarmi. Sì, ma non vedo nulla, ragazzi. Aspetta un attimo. Un po' meglio, dai. Oddio. Chi è? L di Death Note? Più o meno. Con la lanterna. Sì, però a me servirebbe la lanterna. Vabbè. Comunque, raga. Oddio. Ah, già, mi dimentico che le porte sono fatte così. Non mi ricordo. Devo cercare di ricordarmi nella storia dove dovevo andare. Allora, al piano di sopra. Ma non mi ricordo. Vabbè, ma tanto saranno chiuse le porte che devono essere chiuse. Tipo questo. Interruttore. Oh, amen. Sia fatta la luce. Mio Dio, che quadri alquanto bizzarri. Che quadri strani. Vabbè. Non mi ricordo se la porta sul retro, questa è già aperta, ma tanto non c'è nulla da fare, che io mi ricordo, infatti. Piano di sopra, ragazzi. Teletrasporto. Questa è la stanza del pianoforte. Fantastico, raga. E qui è la stanza dove il mio amico si è nascosto nell'armadio. Però non penso di trovarci qualcuno. Infatti, ci si può solo nascondere quando Aoni mi seguirà. Tra l'altro io non so neanche se si chiama Aoni il mostro. Lo sto dicendo così a caso. Io cerco qualcosa, raga, perché... Ah, sì, so anche dove trovare la prima chiave. Sotto quella scrivania lì. Me lo ricordo dal gioco. Se l'hanno fatto uguale, dovrebbe esserci una chiave qui sotto. Olè. Oh, cos'è? Aiuto! Oh mio Dio, raga. Che cazzo? Ma cos'è sto roba? Aiuto, aiuto, aiuto. Nell'armadio. Oh mio Dio. Ah, un puffo! Mio Dio santo. Non me lo ricordavo che spuntava così. Dopo aver preso la chiave. Ok, starò più attento. Mio Dio, ragazzi. Ah, ce l'ho la chiave, ok. Madonna. Ma cos'era, un puffone? Sì, in effetti c'è. Come avrebbero potuto imitarlo ugualmente? Veramente questa è la chiave della libreria, comunque. Infatti c'è anche scritto library key. Ragazzi, se è veramente lungo come Aoni, io sarò contento di farlo in più episodi, facendo il walkthrough di questo al posto di quello di Penumbra, perché secondo me per voi è molto più divertente questo. Poi comunque fatemi sapere nei commenti. Comunque la prima volta che appariva Aoni era qui, Infatti non mi ha visto. Infatti è giusto così. Dovrei prendere la chiave che si trova dietro questi libri e dopodiché mi correrà addosso. E dovrò andare a nascondermi nell'armadio. Pronti? Mamma mia, lo so a memoria. Vabbè che l'ho giocato 4 giorni fa. Corriamo, 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 corriamo. Corri! Comunque prima... Forse dovrebbe sentire il rumore della porta. Nel gioco originale si sentiva il rumore della porta che si chiudeva, quindi capivi quando dovevi uscire. Qui non lo so. No, a posto. Quando è finita quando finisce la musica. Comunque anche la musica è anche quella, quella di quando ti insegue. Dicevo, ragazzi, sarò contento di finirlo se è veramente come la Oni originale. È fantastico finora comunque. Ok, cosa abbiamo qui?
The bedroom key. Third floor. Terzo piano. Terzo piano, ragazzi. Cos'è sta roba? Boh, niente. Una macchia. Terzo piano, ragazzi. Terzo piano. Io aumenterei comunque un pochettino ancora la luminosità. Ok. Terzo piano. Vabbè, tanto ci sono le luci. C'è Nishu. Si può entrare. Allora, di qua. Ah, certo. La chiave cosa mi serve se non la uso? La tengo lì. Uso come soprammobile. Ok. Giuro non mi ricordo cosa devo fare. Qui non mi ricordo. Comunque ragazzi vi dico che è un'altra cosa, cioè la tensione si sente molto di più. Paura che mi spunti quel puffo enorme. Non me ne voglia il puffo. Però sembra tipo sembra l'omino dell'android. Cosa devo fare qui? Non mi ricordo più. Forse non. No, non è. E per forza. Qua c'era una porta finta, mi ricordo. Però non mi ricordo come si apre, ragazzi. Fantastico, ho giocato 5 giorni fa. Oh Cristo! Non posso Ma l'avete visto anche voi? Me lo sono sognato io. Dalla fessura non si vede nulla. Infatti non c'è più. Ok, ragazzi, le visioni. Devo fare qualcosa qui dentro, ma non mi ricordo cosa. Ah, forse. Aspetta, eh. Ah, visto. C'era il trucco. Ma no, è già finito, che peccato. Era la prima parte questa, raga. È diviso in più parti. Se avete notato nel menu c'è scritto parte 1. Questa è la parte 1. Quindi io aspetto con impazienza la parte 2 perché veramente è fatto benissimo. Poi posso giustificare il fatto che l'autore abbia fatto la prima parte così corta perché comunque l'ha curato nei minimi dettagli, proprio in modo maniacale. Quindi ci credo che la parte 1 sia così corta. Quindi raga, aspettiamo la seconda parte e il prossimo episodio di Giochi nel Buio. Non so su cosa la farò. Forse la continuo penumbra oppure non lo so, comunque vediamo. Vabbè, niente, dai raga, non ci resta che aspettare la seconda parte e ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao ciao.